medaglia d'argento agli europei 2020 alle parallele e medaglia di bronzo a squadra. Debutto in campo internazionale nel 2019 alla Coppa del Mondo di Doha. Ecco il saluto alla giuria e la partenza anche per lei dallo stagio basso. Kip verticale, Stalder unito con un giro, Stalder unito, Sciapo ma cortissimo. Si è visto quasi subito, sì. Allora a questo punto comunque vada, Elisa Iorio è certa della medaglia. Bene. Perché restano soltanto Alice D'Amato e Giorgia May Fenton con questa caduta della Zekely che va fuori dal podio l'ungherese. Vediamo se ripete l'elemento perché non ha toccato lo staggio e l'ha ripetuto infatti. Peccato. Poi Pack e Stalder Sciapo. Ginger all'interno degli staggi, no, i salti all'interno mi fanno sempre un po' sobbalzare. Cambio petto e Jäger, leggermente corto, ripreso con le braccia un pochino piegate. Cambio petto swing, piantata con 3,60 e Zucara d'uscita. Peccato perché sarebbe stato un esercizio parecchio interessante, quello della Zekely. Però purtroppo ecco questo Shaposnikova dallo Stalder unito, che è un elemento molto tosto, guardate, però è rimasta proprio corta, non ha aperto abbastanza le spalle per slanciarsi verso lo staggio dietro e quindi non ha proprio toccato lo staggio, infatti poi lo ha ripetuto. E adesso signori attenzione perché l'esecuzione della ungherese viene via via abbassato, adesso addirittura è di 6-6-3-3, ma adesso è il momento di Alice D'Amato. Alice D'Amato che viene dalla Doria di Genova, poi si è trasferita all'età di 10 anni con Asia a Brescia. Ora, così come Asia, fa parte delle Fiamme Oro. Anche lei comunque non è immune da infortuni. Ecco, Tokyo 2020. Ah sì. Perché nel 2018 subì la frattura del malleolo di una caviglia. Importantissimo come infortunio quello. Abbiamo visto sopra il tatuaggio un bollino, e quello è la magnetoterapia, si utilizza per sfiammare, per una pratica fisioterapia.